Luca Riatti, agente FIFA, ex capitano della Fiorentina, proprio della Fiorentina vogliamo parlare con te. La Fiorentina reduce dalla sconfitta con la Roma, intanto che impressione ti ha fatto la squadra viola contro i giallorossi? È stato puntato il dito soprattutto per il primo tempo poco aggressivo, troppo timido da parte dei viola? Beh, sai, l'inizio del campionato non è mai facile, oltretutto il calendario imponeva una trasferta già molto impegnativa come a Roma, ci sta di andare a Roma a perdere, chiaro poi è discutibile il modo in cui si perde, forse la Fiorentina non ha espresso il proprio miglior calcio, però insomma fare già dei processi dopo una partita credo sia abbastanza insomma, eccessivo. Chiaro che molto dipenderà dalla prossima partita in casa per ripartire con entusiasmo e ottimismo. Sappiamo come la piazza Firenze vive spesso di alti e bassi a seconda dei risultati, quindi già diventa una sfida interessante. Ecco. A Roma è emersa ancora di più la necessità di rinforzare il centrocampo, Brillante era la prima alternativa ai titolari e poi dopo di lui non c'era nessuno, la Fiorentina comunque è corsa subito ai ripari e ha ingaggiato Milan Badeli dall'Amburgo. Questo giocatore lo conosci, ti piace, può far fare un salto di qualità alla Fiorentina, possiamo ritenerlo utile? Ma il giocatore sarà sicuramente utile, mi auguro sia arrivato a condizioni interessanti e vantaggiose per la Fiorentina, perché aveva solo un anno di contratto con l'Amburgo, sapevo che aveva intenzione di cambiare aria e credo sia stato un intervento, visto anche le difficoltà magari per raggiungere altri obiettivi che si erano letti negli ultimi giorni, un intervento intelligente fatto con tempismo e sono convinto che sarà molto utile durante l'anno nelle rotazioni soprattutto di centrocampo. Sappiamo come il centrocampo della Fiorentina parli un linguaggio di grande qualità e Badeli porterà caratura internazionale e anche insomma, voglia di far bene, un giocatore ancora giovane nel pieno della carriera, quindi insomma, mi sembra un'ottima operazione. Secondo te ha caratteristiche diverse dagli attuali centrocampisti? Perché ad esempio Boban sostiene che sia simile a Pizarro e a Borja Valero. Ma lui ha qualità, però viene da un calcio tedesco dove sicuramente avrà anche nelle gambe ritmo. Quello che forse è mancato un po' a Firenze, alla Fiorentina, che fa del possesso palla la propria forza. Ecco, Badeli forse darà un pochettino più di rapidità e di velocità alla manovra, con qualche inserimento, che insomma sapete come i gol dei centrocampisti sono importanti.